A George piaceva tornare a casa a piedi dalle prove musicali alla caserma, perché per lui e l'uomo dal cappello giallo diventava un'esibizione della loro fanfara personale. Sta succedendo qualcosa al negozio di animali di Amy, vero George? George? Oh? Ma dove sei finito? Ciao Amy, che sta succedendo? Oh, ciao! Beh, ho dimenticato di chiudere lo sportello del box e un cucciolo è scappato. Hai guardato in vetrina? Devo tenere d'occhio Spot. Si nasconde sempre nei posti più strani. Vuoi conoscere gli altri cuccioli per la fiera dell'adozione, George? La fiera per l'adozione per gli animali come Spot, che non hanno una casa. Sì, George. Amy cerca di farli adottare e li aiuta a trovare una casa definitiva con la giusta famiglia. Oggi ci sono 5 cuccioli pronti per l'adozione. 1, 2, 3, 4 e con Spot sono 5. Scusate un attimo. Negozio per animali di Amy. Oh, ciao! Come sta Handley? Bene, ma è affamato. Quando consegnerete la nostra ordinazione? La vostra ordinazione? Non ho avuto ordinazioni di recente. Oh, oh. Dia Handley che avrà il cibo immediatamente. Scusate, ma sembra che io debba rimandare la fiera dell'adozione. Come mai? Il mio assistente non c'è oggi. Devo consegnare personalmente le ordinazioni. Oh, nessun problema. Posso consegnarle al posto tuo. Grazie, ma devo ancora prepararle nel retrobottega. E non posso farlo mentre sorveglio i cuccioli. Starai tu con loro? Grazie! Starai attento che il box resti chiuso in modo che i cuccioli non possano scappare? Sarò nel retrobottega se ti serve qualcosa. Fa la brava scimmietta. Oh, e ricorda di tenere chiuso il box. George si chiese se ai cuccioli piacesse la tuba quanto alle scimmie. George non resisteva più. Doveva accarezzare i cuccioli. 1, 2, 3, 4. Dov'era Spot? Prima dobbiamo portare ad Handley il suo cibo. Un sacco di croccantini privi di cereali con patate dolci e zucca con cannella. Preso! Torno prima di quanto immagini. Via! Se a Spot piaceva nascondersi in posti strani, George doveva cercarlo in posti strani. Cinque gattini. George non doveva farsi distrarre da quei graziosi gattini, doveva trovare Spot. Un sacco di cibo privo di cereali con patate e zucca e con cannella, giusto in tempo per il pranzo di Handley. Grazie. Oh no! Mi dispiace, Handley mangia solo patate dolci e zucca con cannella. È quello nel sacco azzurro. Patate dolci? Oh, mi sono sbagliato. Tieni duro, Handley. Torno immediatamente. Un attimo. Non era Spot. Oh
Ora George non doveva trovare solo Spot. Doveva trovare tutti i cuccioli. Sai, voleva il sacco azzurro con patate dolci. Ho sbagliato sacco. Ops. Com'è successo? Sembra che ti sia fatto un amico. Dovevano esserci 5 cuccioli nel box. 1, 2. Quindi George doveva trovare ancora altri 3 cuccioli. George, per favore, mi porti una busta di carta? Sono vicino alla cassa. Grazie, George. Un attimo. Non era un cucciolo, era un gattino. Gli piacevano le cordicelle. George avrebbe voluto averne qualcuna per attirarlo. Perché una cordicella quando c'era un mocio? Era come avere 100 cordicelle. George doveva controllare che tutti e 5 i gattini fossero al posto giusto. 1, 2, 3, 4, 5. Quel gattino era affamato. Forse anche i cuccioli avevano fame. Patate dolci e zucca con cannella. Andley mangia solo croccantini di piccole dimensioni e il piccolo sacco azzurro. Ricapitoliamo. Allora, patate dolci, piccolo sacco azzurro. Non c'è problema. Giorno fortunato. Facile sbagliarsi. Ecco qua. Amy, mi dai anche un po' di quei biscotti per cani? George si chiese se aveva trovato tutti e 5 i cuccioli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Erano più di 5. George doveva trovare il modo di contare ogni cucciolo scodinzolante solo una volta. George aveva già contato il cucciolo con la bandana. C'erano 4 cuccioli nel box. Ma dovevano essere 5. Buon appetito, Andley! Mi dispiace, ragazzi, niente cibo stavolta. Ma ho qui i biscotti. Spot era il cane più bravo a nascondersi che George avesse mai conosciuto. Aveva cercato dappertutto. George aveva trovato tutti e 5 i cuccioli. Spero che i cuccioli non ti abbiano dato troppi problemi, George.
I cuccioli vogliono unirsi alla nostra fanfara. Mi piacerebbe adottare un cucciolo. Allora mi segua.